Ecco, dire buona Pasqua tipicamente significa dire coraggio, la morte non è l'ultima parola. È il messaggio pasquale di Monsignor Armando Trasarti, il vescovo di Fano, Fossombrone e Cagliipergole. In occasione delle festività si rivolge alle famiglie e ai fedeli che stanno vivendo un periodo difficile a causa della pandemia. La natura già ci ha indicato che qualcosa sta risorgendo. La morte sembrava vincitrice al tempo di Gesù. I nemici di Gesù avevano detto: tutto è compiuto, abbiamo risolto tutto. Eppure, ecco la meraviglia per noi credenti, spero anche per tanti, che quella morte è stata vinta. Ci sono tante morti psicologiche, morali, sociali, economiche. Augurarsi una buona Pasqua significa allora a tutti dire coraggio. Speriamo, coltiviamo la speranza che dopo tanto buio, dopo tanta malattia, dopo tanta pandemia, qualcosa di nuovo potrà rinascere. Mi meraviglia, continua il vescovo, e mi ha sempre fatto riflettere Maria di Magdala, che il giorno di Pasqua va verso la tomba di Gesù e si chiede: chi ci aiuterà a togliere la pietra? E anche oggi ci viene chiesto di aiutare e di essere aiutati. Quanta gente ci chiede: datemi una mano per riprendere vita, datemi una mano per riprendere ad amare, datemi una mano per riprendere la salute. Speriamo di essere noi l'angelo, quella bella presenza che aiuta a stanare la morte, le morti, le situazioni difficili, inaspettate di qualcuno. Allora sarà davvero una Pasqua buona, una Pasqua che aiuta a essere felici e a far felici. Buona Pasqua a tutti, nonostante tutto.